siamo qui con la presidente dell'associazione Barcollo ma non mollo, Pina Palma, che ci racconta di questa sua iniziativa che dal 2009 insomma, è qui sul territorio di Villaricca. Buongiorno a tutti, José. Io sono una mamma purtroppo perdente, ho perso mia figlia nel 2009 con una brutta leucemia, una mielode M0. E lì diciamo mi sono sentita sconfitta perché non ci sono state le cure adatte per salvare mia figlia. Quindi da lì, con la promessa fatta a mia figlia, perché in tutto questo lei ha scritto un diario e mi ha lasciato un testamento, finanziare la ricerca, perché la ricerca può tanto, può salvare me come bimba e tanti altri. E io ho promesso, anche se non c'è più, a mia figlia, e mi sento in dovere di organizzare eventi per le ricerche sul territorio, specie a Napoli, per finanziare e per sensibilizzare. Bisogna finanziare la ricerca perché è il nostro futuro, il futuro dei nostri bimbi. Nel nostro territorio si ammalano tanti bimbi e quindi dobbiamo veramente, tutti insieme ce la dobbiamo fare. Cuore, 5 maggio 2018, siamo a Villa Ricca, nella villa comunale, tutto questo grazie a voi. Tutto questo grazie a quanti hanno partecipato alla raccolta fondi per sostenere questo progetto di ricerca molto ambizioso contro i tumori infantili. Il nostro intento è quello di far sapere alla nostra comunità che c'è un'associazione che insieme ad altre operano concretamente e sinceramente perché venga scoperto quanto necessario perché i bimbi non si ammalino più, soprattutto nei nostri territori. Mi sta a cuore perché stava a cuore a Francesca l'intestazione della manifestazione di ogni anno da 8 anni a questa parte viene presa dal diario che ha scritto Francesca. Lei ha scritto in un passaggio: volevo fare l'avvocato ma ho cambiato idea, voglio fare la ricercatrice perché mi sta a cuore curare i bambini con la mia stessa malattia. E mamma Pina ha fatto di questo diario un testamento fino a che Barcollo ad oggi concretamente e fattivamente si occupa del volontariato in ospedale, quindi di una parte di attività ludico-ricreative da destinare ai bambini ricoverati e quindi ci sono delle meravigliose volontarie che Barcollo ogni anno forma e poi affianca perché i bambini passino ore più spensierate. Poi si occupa del sostegno alle famiglie con opere di sostentamento, spese viaggi, piuttosto che aiuto di abbigliamento necessario per i bambini, pigiamini, giocattoli, eccetera, eccetera. Ed infine, in quanto associazione di promozione sociale, crea eventi per la raccolta fondi. Quindi mi sta a cuore perché stava a cuore a Francesca ed evidentemente è stato a cuore a tante persone. Questa manifestazione è a costo zero. Chiunque è intervenuto ha donato nelle sue possibilità. Da 3 anni siamo profondamente concentrati sui progetti di ricerca, quest'anno in particolare come l'anno scorso quello del professor Capasso e Iolascon contro il neuroblastoma infantile. Interventi artistici, spettacoli per bambini, impianti audio voce, diritti SIAE, piuttosto che le mamme hanno fatto dolci e da offrire alle persone che vengono in villa, la Prologo ci ha sostenuto con azioni di ordine pubblico, regalando anche guide di Villa Ricca, la TBT ha offerto la protezione civile. I palloni non è un'unica azienda, ma sono diverse aziende. Questo che cosa significa? Significa che c'è rete, c'è sostegno da parte di tutti e quindi il ringraziamento va a quanti hanno sostenuto il progetto, dimostrando che anche a loro sta veramente. Buona giornata! Un giorno consigliere di opposizione, un altro giorno insegnante, oggi qua. Che ci fa? Che
Il volontariato non ha professione, quindi io stamattina sono qui come mamma, come nonna, come insegnante, come volontaria, una causa giusta, quindi ogni anno questa bellissima manifestazione di Barcollo ma non mollo per la raccolta fondi per i tumori infantili. Lo deve sentire con il cuore questa cosa, perché noi abbiamo fatto una vendita di una lotteria a scuola per Barcollo ma non mollo, ma ne abbiamo fatte tante altre per il neuroblastoma, e quindi suscitare la coscienza delle persone deve essere una cosa che uno ha dentro. Noi lo facciamo con tutta la passione, però a volte incontriamo anche persone che sono un poco restie, quindi ci sentiamo anche a volte mortificati nel chiedere, però tante persone, e questo lo dimostra qui stamattina, sono stati sensibili alla manifestazione e alla causa di questa manifestazione. Quindi grazie anche a Francesca, che è stata anche una mia alunna, che da lassù ci guarda e sta sicuramente sorridendo e sarà molto 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 soddisfatta di questa cosa. Sì, buongiorno, io voglio ringraziare soprattutto la Proloco, l'associazione Barcollo ma non mollo, che ci hanno invitato a questa manifestazione importante a livello provinciale, ma credo anche a livello regionale. Oggi siamo qui con le nostre squadre, i nostri volontari. Mi permetto anche di ringraziare l'amministrazione pubblica, che è giusto che ci ospita, noi siamo ospiti nella nostra città. E ripeto, è stata una bella manifestazione. Noi, come dicevamo prima al presidente della Proloco, all'avvocato De Rosa, faremo una grossa manifestazione il 2 giugno a Castelmorrone, una esercitazione a livello provinciale organizzata in sinergia con le istituzioni cittadine, il sindaco di Castelmorrone. Già sono arrivati i primi patrocini anche del comune di Napoli, quindi speriamo che insomma sia un qualcosa di importante per i giovani. Loro sono un'associazione nazionale, hanno sede sì. A Villaricca, però sì. Sono riconosciuti dal Ministero certo. Dell'Interno. E quindi tutto quello che fanno lo fanno, quindi ci racconta un po' la... Sì, noi siamo un'associazione riconosciuta sia nell'albo comunale di Villaricca, albo regionale della protezione civile della Campania, e come Onlus a livello nazionale. Siamo stati impegnati in alcune missioni importanti nell'ultimo anno, voglio solo ricordare le ultime due, quella di Ischia e di Terzigno e Torre del Greco, dove abbiamo avuto anche le onorificenze delle autorità cittadine. È stato un raduno, certo. Su questo territorio presente, sì. Racconti un po'. Sì, per quello che riguarda su Villaricca abbiamo avuto l'onore di avere il raduno delle auto d'epoca, che era a livello regionale, e poi la grande manifestazione per Sergio Bruni, che è di carattere nazionale. Noi abbiamo avuto questo grande onore di poterci essere, siamo stati invitati tra i tanti inviti, ma per noi è stato un grande onore, quindi io ringrazio la Proloco, ripeto, anche le autorità cittadine. Quando incontriamo il professor Capasso abbiamo il piacere di incontrare un giovane ricercatore che dedica la sua esistenza ad un obiettivo: sconfiggere alcune malattie. Sì, ormai sono diversi anni che abbiamo questo obiettivo, quello di curare i bambini con tumori. In particolare noi ci occupiamo di studiare la cura per il neuroblastoma, che è un tumore molto difficile da curare, specialmente per quei bambini che hanno un tipo di malattia aggressiva detta stadio 4. Però devo dire che negli anni abbiamo ottenuto ottimi risultati, basti pensare che adesso per quei bambini che hanno un tumore un po' più lieve, meno aggressivo, le cure sono molto molto efficaci, più del 90% dei bambini supera la malattia. Rimane questo stadio 4 del neuroblastoma, che è difficile da curare, però noi stiamo organizzando e da poco è partito proprio un progetto nazionale secondo il quale noi riusciamo a analizzare il DNA di quei bambini che non rispondono bene alla terapia e vedere se ci sono delle mutazioni che noi possiamo curare con farmaci alternativi. Questa è una strada che stiamo percorrendo, stiamo provando, abbiamo delle basi scientifiche molto forti che ci dicono che questa strada potrebbe essere quella giusta. Speriamo di avere ottimi risultati e positivi per la cura del bambino. Io sono Maria Domenica Castellone e sono da poco
lavoro come senatrice, come portavoce per il Movimento 5 Stelle al Senato, eletta proprio qui nel collegio di Giugliano. Sono vicina all'associazione Barcollo ma non mollo da sempre e credo che loro siano veramente, facciano un lavoro immenso che è quello di sensibilizzare la nostra popolazione, il nostro territorio all'importanza della ricerca oncologica. Io sono da una ricercatrice, quindi vengo dal mondo della ricerca e so bene quali sono le difficoltà di noi ricercatori ad ottenere fondi per svolgere attività di ricerca, in particolare qui al Sud Italia. Quindi il mio intento e la volontà che mi ha spinto a partecipare al progetto del Movimento 5 Stelle è proprio quello di cercare di sensibilizzare sempre di più la cittadinanza all'importanza di reperire fondi e di dare fondi alla ricerca scientifica, in particolare qui al Sud Italia. In questi giorni si sta cercando di formare un governo, la sua idea per il futuro del Movimento 5 Stelle, se va al governo con qualcuno o rimane indipendente? Io non voglio entrare in merito, diciamo, di discorsi politici, anche perché è stato fatto tutto alla luce del sole ed è la nostra posizione è molto chiara. Spero solo di, che insomma, la nostra volontà, che è quella di fare e fare sempre meglio per la nostra cittadinanza, venga rispettata. La prologo di Villaricca, partecipa anche lei a Barcollo ma non mollo. Insomma, tante iniziative, Villaricca vuole cominciare a donare. Ma in effetti stamattina si completa, diciamo così, anche grazie, voglio dire, a questa iniziativa, un pensiero, una linea che la prologo fin dal 1985, come si vede dagli standard, ha avuto, quello di creare momenti d'insieme. E infatti qui, grazie all'associazione Barcollo ma non molla, alla Marica, presidente di una scuola di danze, che siamo riusciti a mettere insieme tanti soggetti, le scuole, la protezione civile ed altri, per realizzare questo che poi ha una finalità importantissima, quella di raccogliere fondi per la ricerca.